Sì, grazie Assessore della risposta. Diciamo che sono solo parzialmente soddisfatto, in quanto che diciamo, mi sembra di non aver colto la risposta all'ultimo quesito. C'è una certa insoddisfazione su un consenso da diffondere alle donne in mammografia. C'è un ritardo comunque, si arriva a dicembre 2015 quando gli screening sono in essere da decenni, quindi è un ritardo direi colpevole almeno del vecchio CSPO, ora ISPO, questo è un pochino il senso. Diciamo, ci sono molte segnalazioni. L'ultima è di un genitore di una ragazza di 20 anni di Prato, che gli è arrivata la risposta del Pap test 6 mesi dopo, che gli era stato anche segnalato che forse non andava neanche tanto bene e doveva essere ripetuto il test. Quindi chiaramente la famiglia si è allertata e è andata privatamente in strutture private per far prima. Quindi, sono segnalazioni che avvengono anche nel caso della mammografia, avvengono anche. Gli avevano fatto capire che potevano doverlo ripetere, non che doveva ripeterlo, che c'erano buone probabilità. Il referto, gli è arrivato 6 mesi dopo e chiariva che non aveva niente, per fortuna, però nel frattempo ansia, stress, problematiche di questo tipo hanno indotto la famiglia. Eccetera. Quindi anche questa è una preoccupazione. Sicuramente c'è anche un aspetto importante dietro all'interrogazione che abbiamo fatto, che è legato alla cultura degli screening. Sappiamo benissimo che la Toscana, da questo punto di vista, è stata, almeno in passato, l'artefice di un grande lavoro, soprattutto a partire dal Pap test, grazie al dottor Gambassini, che fu anche assessore provinciale alla sanità e volle a tutti i costi avere consultori e iniziare questo tipo di attività. Però sappiamo che diciamo, che il Pap test è stato lo screening che era assolutamente importante perché offriva dei vantaggi al di sopra di ogni ragionevole dubbio. Su tutti gli altri screening in realtà. Per esempio lo screening dell'emolcult sul colon retto e qualcosa anche rispetto alle problematiche diciamo, inerenti alla mammografia, le informazioni non sono univoche sul colon retto in maniera particolare. Sembrerebbe molto più produttivo fare una colonoscopia nella vita verso i 60 anni piuttosto che sottoporre i cittadini, non sono pazienti ancora, all'emolcult. Se l'emocult funziona è che prima o poi viene positivo e fai l'esame di secondo livello. Semplicemente questo è il senso. Quindi a volte ci si chiede come il sistema ce la fa a autovalutarsi con un rischio anche di autoreferenzialità. Se chi fa gli screening valuta se stesso, c'è un pochino di questo rischio rispetto alla letteratura. Quindi sui tumori del colon retto questo è abbastanza chiaro. Sulla mammella benefici ci sono, ma siccome ci sono anche falsi positivi, può succedere che non ci sia un'informazione adeguata su questo tema. E i falsi positivi a volte in letteratura hanno comportato anche un certo numero di donne che sono state sottoposte a mastectomia radicale pur essendo sane. Quindi questo è un aspetto che secondo noi è un aspetto che va come dire, prudentemente analizzato con molta cura. Questo non vuol dire che la mammografia non serve, attenzione, lo ribadisco. È un esame che va fatto, serve, è utile, ma c'è un aspetto, come dire, di valutazione che va fatto anche dal nostro punto di vista, da diciamo, associazioni scientifiche neutrali, perché a volte chi è colui che fa l'esame, se deve valutare se stesso, è come un pochino un conflitto di interessi. Quindi, in questo senso, come dire, sono parzialmente soddisfatto rispetto al primo quesito, pur con le
E sul resto voglio notare appunto questo ritardo e diciamo non c'è stata la capacità di valutare quanto poi le risposte ci tocchi averle sul privato in alcuni casi.